Presentazione ufficiale questa mattina della stagione teatrale per il Comune di Riccione, tante novità, Sindaco. Esattamente, un po' sulla scia del nostro arrivo, così si prosegue in questo bel momento nel quale anche nell'assetto e comunque nel settore cultura arrivano tante belle novità. Novità che derivano dal fatto che gli spettacoli vedranno partecipare altri contenitori oltre al Teatro del Mare, novità perché il livello degli spettacoli che vengono portati in questo cartellone è altissimo e novità perché la gestione del settore teatrale a tutto tondo non è più direttamente di una società privata ma di una società partecipata dall'amministrazione che è Riccione Teatro, dalla quale credo avremo grandissime soddisfazioni. Ci sarà la grande musica, l'utilizzo della sala del Palace, ci sarà il teatro d'autore e il grande jazz. E quindi io auspico e credo che la città risponderà come ha risposto nei primi mesi della nostra gestione culturale, con grande entusiasmo e con grande partecipazione. Non sarà più solo la nostra sala centrale, cosiddetto Teatro del Mare, a ospitare gli eventi, ma sarà il Palace e fuori dal cartellone addirittura anche la chiesa Mater Admirabilis per un evento speciale. Quindi anche nelle prossimi anni intendiamo avere questo approccio, cioè rappresentare gli eventi nei nostri luoghi simbolo della città e non rimanere chiusi all'interno di una stagione teatrale pura e classica.